Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, se nessuno l'ha avvertito... Speriamo. No, beh, non dovevamo dire in TV queste cose, perché mentre il nostro Paolo adesso ti facciamo scivolare nel nostro terreno, abbiamo chiamato un'ambulanza, adesso sarà Sara a dirglielo. Sì. L'ambulanza l'ha portato via, quindi per un mese non riuscirai a fare la festa. Muore. Lo diciamo così? Sì. Allora, però tu devi essere serio. No, sono seria. Allora, mentre il nostro facciamo questo scherzi a parte, ma dai, insomma oggi è il primo giorno d'agosto. Sì. L'agosto lo fanno in tutte le trasmissioni. Vediamo un po' come reagisce Paolo, gli facciamo questo scherzo. Dopo intervengo io e lo rassicuro subito. Ok, tranquillo. Perfetto. No, perché sennò gli viene un coccolone. Sì. Gli viene un coccolone, eh? Per un finto infortunio a Paolo arriva un vero infortunio a un altro Paolo, cioè per il giro. Marco, allora, sta facendo il numero, appena senti squillare il telefono mandamelo in linea, speriamo che risponda. Sì. Che rumore... Sì. Alzami il volume. Alzami il volume, se suona? Non suona? Perché non suona? Mi mandi in diretta il telefono che sentiamo cosa dice, proprio non si sente nulla? Insomma, che scherzo è se non riusciamo a farlo? Hai dato il numero giusto? Sì, sì. Marco, perché non sento niente? Cioè, o è occupato, o sento qualcosa dell'operatore telefonico che dice che è staccato, o lo sento suonare, se io non sento niente... Sta facendo il numero. Pronto? Papà, ciao. Ciao. Ciao, sono la Sara. Ascoltami. Mi senti? Sì. È successo un casino. Cosa è successo? Niente, Paolo qua stava cucinando e è caduto. Vabbè, si è fatto male? Sì, si è fatto male una gamba. Hai caduto lui o... cioè... Cioè, è caduto lui e niente, è scivolato, adesso sta arrivando l'ambulanza e niente. Andiamo bene. Niente, ma non è successo niente. Paolo, ti vogliamo tanto bene che ti abbiamo fatto uno scherzo. Ti abbiamo pensato di fare uno scherzo, sono Fulvio, siamo in diretta. È un po' per sfatare, insomma, tutto quello che succede. Mi ha detto, facciamo uno scherzo a Paolo. Beh, l'unica tua reazione cosa è stato? Ah, andiamo bene e basta? No, perché è tutta notte che non dormo dal male di un dente, adesso ho questa cosa. No, Paolo, fatti sentire che stai benissimo. Sta benissimo, Sta benissimo. Non è successo niente. Non è successo niente. Vabbè, allora, anche se ti sei rotto una gamba, ti metti in testa. Cioè, cosa veniva lì con una gamba rotta? Mettiamo il bastone, va bene. Caro Paolo, come stai facendo? Allora, tutto bene? Stai lavorando alla festa o stai lavorando nei campi? No, sono in giro a portare a casa della roba per la festa. Ecco, vedi, sempre detto lavorare per la festa. Quindi allora, ti auguriamo buon lavoro, ti abbiamo fatto venire. Sara, gli è venuto un coccolone, secondo te? Forse. Sì. Vabbè, Paolo, tranquillo, è tutto a posto. Il Montanari, il Fiaccadori, anzi, cioè, sta qua, sì, che sta benissimo. Anche l'altro sta benissimo. Sta cucinando delle ottime calamari e quindi tutto a posto. Alla prossima, allora, ci si vede. E auguri per il 4 di agosto che inizia la bellissima festa di Olmo, ok? È 4 di settembre, è lo stesso. 4 di settembre, uguale. Ne abbiamo appena parlato. Esatto. Ne abbiamo appena parlato di questo 4 di settembre, quindi sarà sicuramente un grande avvenimento. Buona giornata, Paolo, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Paolo. Ciao. 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 Beh, pensavi peggio. Sì, adesso. Pensavo. Aveva pensato che ci andava lo stesso, quindi non c'era problema. Va bene, allora continuiamo con i nostri preparativi. Abbiamo un'ora di tempo, riusciamo a fare tutto. Sì. Possiamo fare tutto. Allora, adesso cosa prepariamo? Penne di ricotta. Gnocchi di ricotta. Sarebbero poi gnocchetti di ricotta. Gnocchetti di ricotta, vediamo che cosa serve. Perle, giusto. Perle di ricotta, pomodoro e basilico, mezzo chilo di ricotta. Parmigiano reggiano grattugiato, un uovo, passata di pomodoro, una bottiglia, basilico, sedano, due carote, cipolle, 50 grammi di farina. La farina ce l'abbiamo messa. Allora, lascio lì un attimo in sovraimpressione perché gli amici che sono a casa
con loro telefonino, arrivano lì, fanno una foto al video e così sono pronti per naturalmente dare la possibilità di prepararlo anche a casa loro. Da dove cominciamo, Paolo? Cominciamo che prepariamo l'impasto dei gnocchi. L'impasto dei gnocchi, cosa allora, serve? Farina. Parmigiano. E ricotta, un uovo, un po' di sale. Io ti inviterei, come dico a tutti perché mi hanno redarguito, siccome siamo a Telereggio, anche se siamo su Teleducato Parma in questo momento. Parmigiano Reggiano. Bravo, no, perché ovviamente lo so che per far prima si dice parmigiano, però insomma la dicitura giusta è parmigiano Reggiano. Amalgamiamo il tutto, questo è più semplice. Sì. Ma se non sbaglio. Una cosa importante, usiamo di solito la ricotta fresca. Perché è un po' più consistente rispetto alla ricotta che troviamo nei supermercati, già quella... Però anche quella fresca si trova nel supermercato, cioè quella confezionata, sì, vuol dire. Perché nei supermercati si trova anche quella fresca. Anche quella nei supermercati, certo. Se quindi si trova quella fresca... Riusciamo a lavorarla meglio, perché dovremo fare delle... Ecco, se riusciamo ad inquadrare, Marco, il... la pentola dove sta preparando questi gnocchi, eccola qua. No, tu stai pur così, c'è la telecamera in alto. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Io sono Giuliana da Cento. Giuliana da Cento, ciao. Prepariamo delle perline. State parlando di Olmo del 4 settembre, volevo un'informazione se è possibile. Sì. Si può prenotare l'assedio o si deve prendere al momento che si arriva? Sara, rispondi tu. Salve, no signora, apriamo i cancelli alle ore 18:30. Sì. E, ecco. Poi chi prima arriva meglio alloggia, insomma. Ah, ecco, voi alle 18:30 aprite i cancelli. Esatto. Va bene, ecco, era solo per un'informazione, sì. Perché altrimenti telefoniamo. No, le sedie sono tante, quindi c'è posto per tutti. Sì, sì. Va bene, vi ringrazio, grazie. Prego, ciao. Grazie, ecco, ciao. Quindi è un invito, visto che è una domenica... Sì. Quindi si può girare tranquillamente, è un invito, visto che ci stanno ascoltando in tutta Emilia Romagna, Mantova, Verona, Piacenza, cioè, invito a venire entro le 18:30, così esatto. Si entra e si prendono i posti migliori. Comunque, di solito si vede bene dappertutto, quindi non c'è sì. Problema. Abbiamo anche alzato il palco 2 anni fa, quindi... Insomma, quindi si vede bene. Si vede bene. Ecco, stiamo preparando le perle, i gnocchetti. Quindi sono leggermente... hai fatto questo impasto con... Poi con il palmo della mano le lavoriamo, facciamo delle palline. Palline? Sì, perline diciamo. Perline, ecco. Certo, perle. Quindi gnocchi di ricotta, ci hai messo un po'... Torna a ripetere che cosa ci hai messo in questo parmigiano, impasto. Farina, un uovo e un po' di sale. E un po' di sale, perfetto. Ecco, adesso ne ho fatte alcune. Quindi ha dell'acqua anche, immagino. No, è la ricotta che già serve. Da... Niente acqua. No, assolutamente no, se no la ricotta è già morbida in se stessa. Esatto, quindi... esatto. Adesso prepariamo il sugo di pomodoro. Sì. Sedano, carote e cipolla, mettiamo in un tegame con olio d'oliva extravergine, poi andiamo sul fuoco. Ti vengo a accenderlo, vengo sì, a accendertelo grazie. Io perché vedo che con tanti fornelli il nostro forno di induzione se ha... Quanto lo mettiamo? Al massimo? Sì, al massimo, sì, la rosolatura va sempre una rosolatura veloce, molto ecco, forte. Mi hai usato il pentolino che non va bene. Sul mi devi dare quell'altro, quello lì sotto. Questo? Questo qua. Perfetto. Quindi possiamo far così? Sì, l'induzione... Ci vuole del ferro? Ci vuole del ferro, se no non va. Magari ci aggiungiamo un po' d'olio perché no, un po' No, è abbastanza. È abbastanza? Sì, sì. È abbastanza, sì, sì. Neanche questo va? No. Houston, abbiamo un problema. Cambiamo. Mettiamo qua. No, prova a vedere se questo va. C'è il ferro. No, non va neanche quello. Mettiamo di là. Proviamo a metterlo di là. Ma fammi vedere, metterlo di là. Forse è troppo piccolo questo. Lo mettiamo di qua. Ecco, adesso si è bloccato tutto. Ragazzi, ma qua veramente questi forni di induzione mi stanno... Sentono le ferie. Sentono le ferie, ecco. No, non va. Prendiamo, quale possiamo prendere? Ma scusa, però... questo è sempre andato. Non capisco perché. Quello? Proviamo quello. Ragazzi, qua usiamo tutti i pentoli. Ecco, questo dovrebbe essere... Sì, questo c'ha... Forse perché è troppo piccolo per questo...
Houston, problema non risolto. Non so perché, ma questo fornello non ne vuole sapere di andare. Il problema si fa... Ma questo è sempre andato, non ho capito. Torniamo a riversarlo qua. Scusa, qua però un po' d'olio, adesso ce lo devi aggiungere. Sì, sì, dopo ce lo vediamo. Cosa facciamo? Mi sembra essere... Ecco, su questo che più piccolo va, perfetto. Lì a 9, l'abbassiamo? L'abbassiamo, certo. Perché vedi, è talmente piccolo, ci vogliono le dimensioni giuste. Perfetto, adesso non facciamo... Vedi, abbiamo fatto uno scherzo a tuo padre, adesso il forno si ribella. Si sta vendicando con noi. Bene. Quindi, qua stiamo ancora cuocendo i calamari. Qua stiamo rosolando le verdure. Per i gnocchetti. Per i gnocchetti. Tu intanto finisci di farli. Sì, finisco di farli. L'acqua sta già bollendo. Sì. Molto semplice. Beh, gnocchetti sono già di dimensioni anche abbastanza consistenti, sì. Cioè belli grossi, eh? Diciamo che non vogliono... sono un po' più grossi dei gnocchetti, ecco. Un po' più grossi dei gnocchetti. Bene, allora, visto che ritorniamo qua da Sara e Paolo, continuiamo col programma. Dammi brevemente un excursus di quello che succederà nei prossimi giorni. Allora, sabato 6 agosto, ballo liscio con Roberto Polisano. Arena centrale c'è sempre il calcetto, spazio commedia è Luca Alberici, che c'è la commedia dei dialettanti. Corrida. Corrida, dei dialettanti. E che diciamo è una corrida che si basa appunto sul dialetto. E nello spazio giovane ci sono gli Spingi Gonzales. Storia del ballo, mi soffermo un attimo per introdurre questo nuovo spazio che, come ho detto prima Paolo, è al posto dello spazio giovani come struttura fisica. E abbiamo deciso di fare questo spazio poiché in quest'inverno ci sono arrivate delle segnalazioni per posta dove appunto ci dicevano che a Olmo non si balla più perché ci sono troppi spettacoli, non si balla e il ballo liscio e qua e là. Allora abbiamo cosa detto? Oh, bene, allora facciamo uno spazio solo del ballo. E quindi nelle varie serate ci saranno zumba, orientale insonnia, boogie woogie, country, latini, e così che la gente insomma possa arrivare a Olmo e ballare. E soprattutto ci saranno delle scuole di ballo che insomma chi volesse imparare lo può fare. E quindi c'è questo nuovo spazio che secondo me è un bello spazio. Bene, allora io ho recuperato un brano realizzato da Roberto Polisano e Rossella Ferrari, che tra l'altro sapete saranno entrambi l'ultima domenica e Roberto invece sabato, insieme a Mariana Lanteri e a Omar Lambertini, che non saranno presenti alla festa di Olmo, che parla una canzone che dice "La forza siamo noi", Disincanto, che parla di quello che è successo non molto lontano da noi nella bassa modenese durante il terremoto del maggio di 3 anni fa, perché a Olmo c'è stato questo spettacolo dove Olmo, ricordiamo, contribuisce anche ad aiutare. Nello spirito di questa festa c'è non solo il volontariato, esatto, di chi viene, ma anche il tentativo anche economicamente di aiutare chi si trova in difficoltà, esatto. E questo è stato fatto con Omar Codazzi, Pietro Galassi. Lo spettacolo c'è stato, credo, nella loro storia un paio di volte, basta, oltre a quello di Olmo. E quindi ci rivediamo queste immagini che sono veramente drammatiche, girate proprio nei luoghi del terremoto, proprio per ricordare questa propensione di Olmo a fare della beneficenza. Si chiama Disincanto, la forza siamo noi. Poi torneremo anche da Paolo Montanari, magari ci andiamo ad ascoltare un loro pezzo. Perché voi ci sarete quando? A Ferragosto, 15 agosto. 15 agosto, proprio visto che abbiamo parlato di Omar, ci sarà anche a Ferragosto. Esatto. Quindi Disincanto, la forza siamo noi, lo trovi nella timeline, già preparato, caro Marco, e possiamo partire con questo brano. Allora, la forza siamo noi, se c'è la volontà di andare avanti, di aiutare le persone che si trovano in difficoltà, insomma, come avete fatto voi, quando è stato? 3 anni fa. 2013. 3 anni fa, evidentemente ci si può riuscire, perché queste immagini che avete visto, che insomma fanno venire la pelle d'oca solo a vederle, perché se uno si sveglia la mattina e trova la sua città ridotta così, dice ma dove sono finito? Sotto un bombardamento. In realtà adesso la situazione è molto diversa, perché in questi 3 anni tanto si è fatto grazie anche al vostro aiuto. Ritorniamo in cucina, Paolo. Cosa stiamo facendo? Ho preparato la salsa di pomodoro. Vedo che il pomodoro tu lo usi un po' dappertutto. Beh,
diciamo per i gnocchetti l'ho usato, non sempre. Ah. Allora, servono carota a pezzi e cipolla, perché dopo verrà emulsionato, sarà un pomodoro emulsionato, quindi prenderà più corpo tutto il pomodoro. Devi usare il frullatore di immersione. Frullatore di immersione, sì. Ah, quindi le verdure le lasciamo intere, le facciamo rosolare per bene, poi aggiungiamo il pomodoro, io mi sono preparato un po' in anticipo. Quindi l'hai lasciato a cubetti? Insomma, a cubetti, a pezzettoni. Pezzettone. Poi dopo lo regolo di sale e di pepe, qualche foglia di basilico, facciamo bollire una ventina di minuti e poi lo emulsioniamo con il mixer immersione. Una noce di burro alla fine, che qua non l'ho detto. I cuochi c'hanno sempre qualcosa. Sì, no, perché tu sei abituato a preparare le ricette, perché sai che nella tua dispensa c'è sempre tutto. Certo. Poi invece noi prendiamo le cose di volta in volta. E poi dopo cuociamo i gnocchetti nell'acqua salata e le condiamo con questo sughetto. Perfetto. Allora, torna a ripetere nel sughetto che cosa c'è. Sedano, carote, cipolla. Sedano, a pezzettoni. A pezzettoni e pomodoro. Rosolato per bene in olio d'oliva. Poi dopo la passata di pomodoro, un po' di sale e pepe. E poi facciamo cuocere per una ventina di minuti. Bene. E invece nei gnocchetti che stiamo preparando sono perle di ricotta. Quindi abbiamo... con farina, parmigiano, uova e sale. Benissimo. Ritorniamo con i nostri ospiti, con Paolo e Sara Petrolini, Paolo Montanari e Sara Petrolini. Allora, il programma di quest'anno praticamente vede le migliori orchestre come tutti gli anni, appuntamenti particolari da sottolineare, Ferragosto con Omar Codazzi, apertura e chiusura con Pietro Galassi. Gli sto mandando un messaggio perché purtroppo io avevo annunciato che sarebbe dovuto essere con noi il 4 proprio per presentare la festa, ma sta di fatto che il 2 e il 3 lui in Piemonte, gli risulta particolarmente difficile essere qua per le 10 del mattino. Se noi avessimo fatto una trasmissione alle 5 del pomeriggio, è vero, molto probabilmente in diretta da Olmo, sul palco di Olmo. Sul palco di Olmo magari lui ci sarebbe stato, ma deve scendere col pullman, quindi non ha la possibilità di scendere in macchina. Appuntamenti sono questi. Vedo anche lunedì 22 agosto, come tutti i lunedì c'è uno spettacolo particolare. L'anno scorso c'è stato Danilo Sacco, c'è stato Matteo Setti, sì. Insomma ci sono stati spettacoli particolari. La chiusura della festa sarà mercoledì 24, ma lunedì 22 il Re degli Ignoranti, sì. Questo tributo ad Adriano Celentano, è vero? Sì, un tributo Celentano fra i più importanti, quotati, che gira l'Europa, quindi è un po' come il nostro Paolo, ha girato in giro un po', sì, dappertutto, perché quando c'è un'esperienza è giusto che venga riconosciuta. E loro hanno una particolarità, nel loro spettacolo inseriscono delle scene dei film, riproducono alcune scenette dei film, come la peggiatura dell'uva, del bisbetico domato, e alcune scene che riguardano i film capolavoro di Celentano. Quindi è uno spettacolo musicale, ma con anche, diciamo, delle perle all'interno, che sono quelle che poi forse hanno caratterizzato questo spettacolo, facendolo diventare uno spettacolo internazionale. Bene, poi ricordiamo ancora, visto che il signore si è chiamato a Pieve di Cento, per tutti coloro che ci seguono dall'Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini, quindi sull'asse della Via Emilia, sull'asse dell'A14 o dell'A1, Olmo si trova proprio a pochissimi chilometri, quasi sono 4-5, dal casello... 6, dai. Sì, beh, vicino, ma con quell'uscita lì adesso è una passeggiata, si chiama... Terra di Canossa è perfetto. Ecco, se voi venite dalla Romagna, passate i ponti di Calatrava, non uscite a Reggio Emilia, esatto, uscite all'uscita successiva, che è quella di Terre di Canossa, Campegine. Poi seguite le indicazioni, perché lì quello che manca, me lo dicono in tanti, è lungo la strada delle, sì, belle indicazioni. Esatto. Però questo non toglie che ci sono sempre migliaia di persone tutte le sere. Sì, esatto. Poi c'è il telefonino, c'è il navigatore. Olmo ci si arriva, col navigatore ci si arriva. Va bene, allora, sono le 12 in punto, si è spento tutto ancora? Errore. Vabbè, vediamo di risolvere. Allora, mentre noi risolviamo questo problema, mandiamo la pubblicità, perché parliamo anche del video del mese, ve l'abbiamo presentato prima per intero, adesso vi diciamo dove recuperare Basi Spartiti, perché c'è il nostro caro amico Roberto e Cristina Rinaldi, delle edizioni Novalis, che ci presentano questo video del mese fresco di stampa, e ne ascolterete proprio di nuovo un piccolo frangente. State con noi.